Si è svolta giovedì 7 giugno a Palazzo Mezzanotte, nella splendida cornice di Borsa Italiana a Milano, la giornata dei Lefonti Day and Night dedicata al mondo delle assicurazioni. La mattina con il New Insurance Day, le nuove sfide del settore assicurativo, ed è proseguita la sera con i Lefonti Insurance Awards e i Lefonti Legal Banking and Finance Awards. Direttore, comunicazione dell'anno Insurance, premio viene assegnato a Lucia Sciacca di Generali Italia per aver fatto della CSR e della semplificazione a partire dal linguaggio i motori dell'innovazione, grazie a progetti di comunicazione tradizionali, digitali come Valore Cultura, il Welfare Index PMI e l'inaugurazione dell'Innovation Park. Il mondo assicurativo risulta oggi più vicino ai clienti e alla comunità. Complimenti. Dottoressa Sciacca, si è aggiudicata i Lefonti Awards 2018 come direttore comunicazione dell'anno per il mercato assicurativo. Come commenta questa vittoria? Beh, sicuramente sono molto felice di questo premio, sono molto felice perché è il risultato di un lavoro di squadra che ci ha coinvolti, ha coinvolto la mia direzione, la direzione comunicazione, ma in particolare ha coinvolto l'azienda. Noi come Generali siamo in un processo di semplificazione con un obiettivo molto chiaro, quello di avere una relazione sempre più vicina alle persone, di essere partner di vita delle persone. Questo può essere un enunciato, ma può essere qualcosa di più quando anche tu lo appoggi, oltre con la tua offerta, oltre con i servizi, anche con una giusta comunicazione. Una giusta comunicazione e un'attenzione anche alla responsabilità sociale d'impresa con tante iniziative. Certo, perché essere il partner di vita delle persone, oltre che per i clienti, passa anche alla vicinanza nelle comunità. Le comunità a cui tu sei vicino, a cui tu restituisci delle cose. Noi siamo molto impegnati nell'ambito della cultura, attraverso dei progetti che sono legati all'accessibilità, rendere accessibile l'arte e la cultura a un pubblico sempre più vasto. Questo non è l'unico progetto, siamo anche impegnati con un progetto che partirà adesso a settembre, che andrà nelle scuole, si chiama L'ora di futuro, dove vogliamo portare nelle scuole quello che è degli argomenti per i bambini per aiutarli in quelle che sono la gestione delle risorse futuro. Ma quello che vorrei sottolineare è appunto che essere vicino alle comunità è un vantaggio per le comunità, ma è un vantaggio anche per noi che lì siamo presenti e lì operiamo. E allora quali possono essere le nuove sfide da affrontare? Secondo me, per la comunicazione di un'assicurazione, la vera sfida è cambiare il paradigma della comunicazione. Cambiare un paradigma è raccontare una storia positiva. Noi siamo abituati a parlare di sinistri, siamo abituati di parlare di caso morte, di infortunio, quello che l'assicurazione ha dentro è molto di più, perché l'assicurazione può essere prevenzione, non è solo risarcimento, può quindi aiutare le persone a prevenire e per far comprendere questo ci vuole una comunicazione che sia semplice e abbia anche un tono positivo. Grazie mille, ancora congratulazioni. Grazie a lei.